Pace e bene a tutti, cari ragazzi. Io sono Suor Diletta, sono una serva del Cuore Immacolato di Maria e vi parlo dalla nostra comunità di Pancole a San Gimignano, presso il santuario della Madonna della Divina Provvidenza. La liturgia oggi ci propone un passo di Luca, capitolo 4, versetti 24-30. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazareth: In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Attraverso le parole dell'Evangelista, il Signore oggi afferra il nostro momento presente e ci interpella. Lui è a Nazareth, nella sua terra, fra la sua gente, e proprio ai suoi dice: Nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Loro che trascorrevano ore di preghiera nel Tempio, in attesa della venuta del Messia, usciti da quel Tempio, non sapevano riconoscere quel Gesù, vivo e vero, che passava davanti a loro, che percorreva le loro stesse strade, calato nel loro ordinario, nel loro momento presente, nella loro quotidianità. Questo perché prigionieri dei loro schemi, fatti di pregiudizi, di presunzioni, di una loro concezione previa della realtà che avevano di fronte agli occhi, basandosi sulle loro certezze, su quello che ritenevano essere giusto. Ma questo poi alla fine altro non è che espressione dell'insicurezza e della fragilità propria della natura umana. A questo proposito, infatti, anche Natanaele, ricorderete, diceva: Può mai da Nazareth venire qualcosa di buono? Eppure Giovanni Battista aveva in un certo senso un po' anticipato quel Gesù nascosto attraverso le nostre fattezze, le nostre sembianze umane, dicendo: In mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. Come a dire, lì, tra di voi, calato nella vostra quotidianità, nel vostro ordinario, c'è oggi, nel momento presente, non domani né ieri, ma ora, qualcuno che voi pensate di conoscere ma che in realtà non conoscete. E quindi, come a dire, fate attenzione, non fermatevi a quello che vi mostra l'apparenza. Oggi il Signore ci mette in discussione e ci provoca con questa parola, lasciandoci interrogare dal nostro ordinario e dal modo in cui ci reggiamo attraverso. A noi la scelta, se fare un po' come la sua gente, quindi condurlo fin sul ciglio del monte per gettarlo giù, oppure metterci in ascolto davvero, per cercare di scrutare il nostro ordinario, la nostra quotidianità e cogliere quel Gesù che passa nelle situazioni che viviamo, nelle persone che incontriamo, in tutte quelle cose che la provvidenza divina ci mette davanti. Chiediamo questa grazia alla Vergine Maria, Madre della Divina Provvidenza. Lei che aveva visto in maniera straordinaria il suo ordinario, renda i nostri occhi capaci di cogliere e il nostro cuore capace di accogliere davvero quel Gesù che passa adesso nella mia vita, nel mio momento presente, per fare poi di me il suo più bel capolavoro. Lo ha detto lui alla fine. Io resto con voi. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.